Presenta. Se stai guardando questa recensione, hai già tutta la mia stima per essere interessato o anche solo incuriosito da un gioco come Moon. Forse avevi già visto il documentario che avevo fatto su Lovedelic e ti ricordi che in origine era uscito nel 1997 su PlayStation, purtroppo solo in Giappone. Nel 2020 però è stato finalmente tradotto in inglese e ripubblicato anche su Nintendo Switch. Immagino che poi uscirà anche su Steam, se tieni conto degli altri giochi che ha pubblicato Onion Games, cose tipo Dandy Dungeon e Blackbird. Comunque, in questi 23 anni di attesa, Moon ha influenzato più o meno direttamente tanti altri giochi. Si passa da cose come Undertale, Helix e Dujana, fino a progetti come Petscop, che sia per la metanarrazione della storia, l'incipit da Isekai, la sensibilità dei suoi personaggi, oppure lo stile grafico così lisergico. Naturalmente senza dimenticare che gli autori di Lovedelic hanno poi lavorato anche su giochi come Gifpia, Tulip, Indonesia, Chibi-Robo e Sakura Note, portandone avanti la struttura e le tematiche. Insomma, se hai amato almeno uno di questi giochi che ho citato, molto probabilmente puoi amare allo stesso modo anche Moon. Quando era uscito su PlayStation, il titolo completo era Moon Remix RPG Adventure. E se dovessi spiegarti cos'è Moon, direi proprio che è un'avventura intima e onirica, che ribalta i classici RPG giapponesi per diventarne una parodia bizzarra e malinconica. Qui infatti non ci sono combattimenti a turni, eroi come protagonisti o una trama lineare da seguire. Il protagonista invece è un bambino che finisce all'interno di un videogioco e qui scopre che le cose sono molto diverse da come erano raccontate. È un mix di personaggi strani e misteriosi che si muovono su un'isola da esplorare dove puoi seguire liberamente una trama metanarrativa che lascia spazio alla tua immaginazione. Senza dimenticare il suo gameplay astruso, però abbastanza rivoluzionario per il 97. Moon infatti può darti grandi soddisfazioni se ti piace seguire i personaggi durante la loro giornata per scoprire cosa fanno, oltre che indagare su indizi nascosti e inventare quindi le soluzioni più assurde per risolvere qualche enigma. Se invece rimani bloccato da qualche parte e non hai proprio voglia o pazienza per capire cosa devi fare, allora ti consiglio di leggere una guida oppure chiedermi anche qualche consiglio nei commenti. Infatti sarebbe un peccato se ti perdessi le storie intime e surreali dei suoi personaggi solo perché finisci in qualche situazione criptica. Comunque, prima di lasciarti la tua decisione, posso spiegarti qualche altro dettaglio su come funziona il gioco e quale sia il fascino della sua ambientazione. Naturalmente senza spoiler, così puoi giocarlo apprezzando tutte le sorprese che nasconde da oltre 20 anni. Se segui da un po' di tempo i video del progetto Gekigemu, sai che per me non è semplice recensire Moon. Dopo aver amato le altre avventure in stile Lovedelic e averne parlato così tanto negli anni, quasi non mi sembra vero di averlo finalmente giocato in inglese. L'ho finito in circa 35 ore, può durarti di più o di meno a seconda di quante volte ti blocchi e se cerchi una soluzione da solo oppure se decidi di usare qualche guida. Per fare una recensione di Moon ci sono due aspetti che puoi prendere in considerazione. Da una parte c'è la sua importanza storica e artistica, le novità che ha portato nel 1997 e come ha poi influenzato tanti altri giochi e autori. Per scoprire questo lato di Moon puoi vedere il documentario su Lovedelic che avevo fatto nel 2016. L'altra faccia di Moon invece è quella più utile per farti capire se può piacerti, se comprarlo e come giocarlo. È proprio di questo che ti parlo adesso, tenendo conto di quello che il gioco è oggi in relazione alle tue aspettative, ai gusti e alle abitudini moderne. Sì, perché per quanto Moon fosse così innovativo e sperimentale nel 97, il suo gameplay ha una certa dose di enigmi astrusi che potresti trovare abbastanza incomprensibili. Tra poco ti faccio qualche esempio del livello di follia a cui sono arrivato per risolverli. Il suo gameplay sta a metà tra un'avventura esplorativa alla Zelda, però senza combattimenti o dungeon, ed è mischiato con un vecchio gioco punta e clicca pieno di oggetti misteriosi da usare nel posto giusto.
Nella intro partecipi a una parodia dei classici RPG giapponesi anni 90. C'è un eroe in armatura che deve salvare il mondo, compresi i finti combattimenti a turni e dei personaggi con gli avatar che non c'entrano niente con il loro sprite. Poco dopo però scopri che il vero protagonista è un bambino che sta giocando a questo RPG. Proprio quando spegne la console e sta per andare a dormire, succede qualcosa di magico e si ritrova dentro il mondo virtuale. A quel punto sei libero di girare dove vuoi per l'isola per scoprire come vivono davvero i personaggi di un gioco di ruolo, infastiditi da un eroe che gli entra in casa per rubare le loro mutande. Solo poche strade dell'isola sono bloccate da qualche enigma e il tuo limite principale all'inizio sarà il poco tempo che hai a disposizione prima di addormentarti. Per questo, quando sei lontano da casa, ricordati di tenere d'occhio l'orologio del gioco per capire se hai abbastanza tempo per tornare indietro e metterti nel letto, almeno finché non trovi l'oggetto che ti teletrasporta automaticamente a casa. Questo perché se non riesci a tornare a letto prima che la lancetta dell'orologio raggiunge la freccia rossa, allora è game over e devi ricominciare dall'ultimo salvataggio. Comunque non ti preoccupare troppo, perché aiutando gli abitanti dell'isola il tempo a disposizione per rimanere sveglio aumenta tantissimo e presto puoi girare per giorni interi senza dover tornare nel letto, a parte quando vuoi salvare. La meccanica principale di Moon è proprio quella di conoscere e aiutare i personaggi che vivono nel suo mondo. Li segui mentre si muovono nella loro routine giornaliera, che li fa fare cose diverse a seconda dell'ora e dei giorni della settimana. Ad esempio il re, che di mattina dà da mangiare agli uccelli in giardino, di pomeriggio è sul trono per commentare gli oggetti che gli porti da analizzare e di notte disegna dei progetti segreti nella sua camera. Un giorno di Moon dura pochi minuti del nostro mondo reale. Incontrando e parlando con i personaggi in certi momenti della settimana, puoi quindi scoprire quali sono i loro sogni e problemi con cui aiutarli. Ad esempio, devi riportare qualche oggetto perduto, oppure ascoltare le loro confessioni personali in cui ti svelano i loro desideri e drammi esistenziali. Sono proprio queste piccole grandi storie personali che lo rendono un'esperienza speciale. Comunque te ne parlo meglio tra poco. In parallelo ci sono le anime degli alieni uccisi dal finto eroe del videogioco. Trovi il loro cadavere sempre fermo nello stesso punto e più delle volte per salvare la loro anima ti basta capire il momento giusto in cui riappare. Ma anche qui ci sono delle anime che appaiono solo se prima fai qualcosa. Infatti in alcuni casi per aiutare i personaggi o gli alieni la tua missione diventa molto più complicata. Devi risolvere dei contorti enigmi facendo molta attenzione agli indizi nascosti per l'isola. Queste situazioni possono regalarti una soddisfazione enorme se riesci a capire da solo come fare, oppure farti maledire il gioco per quanto sia astruso. In particolare ci sono un paio di enigmi in cui gli indizi non sono molto chiari e anzi potrebbero farti pensare che la soluzione sia molto lontana da quella reale. Ti faccio un esempio senza spoiler, raccontandoti tutte le cose sbagliate che ho fatto per risolvere una di queste situazioni. A un certo punto qualcuno ti dice che vuole mangiare del caviale. Visto che il caviale sono uova di pesce, per prima cosa ho provato a dargli uno dei pesci che avevo pescato nel gioco, però non sembrava la cosa giusta. Nel ristorante dell'isola vendono effettivamente del caviale e quindi ho pensato che fosse in qualche modo collegato. Il problema è che nel ristorante puoi solo mangiare al tavolo e non ti fanno portare via il cibo. In alcuni casi però prima di mangiare al ristorante ti offrono un vino che ti svela quali sono gli ingredienti usati. È così che scopri che alcuni dei loro cibi hanno una consistenza che è simile ai funghi e in particolare la ricetta del caviale è stata suggerita da un personaggio che è fissato con i funghi. A quel punto ho pensato che in realtà il caviale fosse il fungo nero che puoi raccogliere sull'isola, però bisognava cuocerlo in qualche modo. Quindi ho provato di tutto per cuocere questo fungo, ad esempio stando per giorni a camminare nel caldo del deserto, oppure entrando in un cancello che era protetto dalla corrente elettrica. Niente di tutto questo ha funzionato. E credo di averci perso diverse ore immaginando delle possibili soluzioni sempre più pazze e inutili.
Alla fine l'oggetto che serviva non potevo neanche prenderlo in quel momento, visto che si trova in un posto dove non ero ancora arrivato. Il problema in Moon è che l'astrusità di alcuni enigmi ti fa prendere delle parole o delle frasi che trovi nel gioco come degli indizi che ti mettono invece sulla strada sbagliata. E quindi il tutto diventa molto molto più difficile di quello che è veramente. Poi ci sono invece alcuni di questi enigmi dove le tue soluzioni incredibili funzionano davvero e quindi è bellissimo che ci abbiano pensato. Comunque, prima di giocare a Moon, tieni conto che ci sono almeno un paio di situazioni come questa. A quel punto, se non capisci cosa fare, per fortuna, genio oppure follia, puoi cercare aiuto online e continuare a goderti il mondo onirico di Moon e i suoi strani personaggi. A questo punto devo per forza citare le bellissime musiche del gioco. In alcuni casi sono anche usate come meccaniche di gameplay con delle idee molto molto originali. Sull'isola trovi un negozio di vinili dove compri queste canzoni per farti la collezione di dischi. E poi sei tu che scegli quali ascoltare mentre giochi e le metti in sottofondo nell'ordine che preferisci, usando il lettore portatile che è compreso nel menu. Non ricordo molti altri giochi che permettono questa customizzazione musicale durante l'avventura, soprattutto prima del 1997. Tra le canzoni trovi generi per ogni gusto, dal jazz spastico alla John Zorn, a pezzi Shibuya Kei in stile cibo matto, fino a melodie composte solo da strumenti classici giapponesi. Tutto questo fa da sottofondo alle tue esplorazioni e incontri interpersonali. Come succede in altri giochi come Earthbound, Tulip, Undertale e Captain Rainbow, sono proprio le storie intime dei suoi personaggi a rendere Moon un'esperienza davvero speciale. Incontri degli uccelli parlanti che gestiscono agenzie turistiche, guardie che tentano di esaudire una promessa fatta ai loro figli, panettieri che nascondono dei segreti oscuri, cameriere con grandi sogni musicali e degli stregoni lisergici che mangiano dei funghi colorati. Quello che impressiona di più in Moon è proprio la grande immaginazione di chi lo ha creato. È incredibile vedere quanti personaggi strani e situazioni curiose siano riusciti a inserire in un solo gioco. Il tutto ha un sapore che passa da incontri strambi, pieni di umorismo surreale, per arrivare a momenti delicati di malinconia e tragedie personali. Il dramma interiore dei personaggi di Moon non viene sbandierato in maniera spettacolare, come accade in altri giochi che puntano su realismo, violenza e tragedie hollywoodiane. I dilemmi esistenziali di Moon sono invece svelati in maniera molto intima, quasi sottovoce tra il sogno e l'astratto. Quindi ti colpiscono nell'inconscio in maniera molto più profonda e personale. Naturalmente non posso raccontarti in dettaglio le storie di questi personaggi, perché altrimenti andrei a rovinarti le sorprese più belle. Sono proprio le emozioni e il rapporto che instauri con questi personaggi immaginari che ti fa innamorare del gioco e quindi intuire la sua metanarrazione. L'unica strada da seguire per onorare il suo mondo e i suoi personaggi è quella di esprimerli al di fuori del gioco, condividendo la tua esperienza con altre persone che possono amarli allo stesso modo. Ed è esattamente quello che sto cercando di fare con questo video.